Eccoci qui, nuovo episodio Finding Nonno. Ci stiamo avviando verso la fine di questa avventura. Nel scorso episodio abbiamo lasciato con la presa di Roma nel giugno del 1944 e oggi Filippo ci racconterà la storia di suo nonno nell'avanzata dalla linea Gustav fino alla linea Gotica. Stiamo parlando della seconda metà del 1944. Quello che è successo è che dopo la presa di Roma il contingente italiano, che pure aveva combattuto per sfondare la linea Gustav, è stato subito spostato sul versante adriatico. I tedeschi si stavano ritirando, erano in un momento difficile, non si erano ancora riorganizzati, quindi l'idea era di tallonarli il più possibile. Gli italiani sono partiti subito all'attacco e le prime avvisaglie di una rinnovata resistenza dei tedeschi sono arrivati verso la metà di giugno. Già dal luglio del 44 in poi, di fatto, il corpo italiano di liberazione era diventato un corpo d'armata, c'erano circa 20.000 uomini, quindi quattro volte in più rispetto al primo scontro del dicembre del 43 a Montelungo del primo raggruppamento motorizzato. Il primo grosso problema che gli alleati si trovano ad affrontare sul fronte adriatico è verso la fine di giugno, quando il CIL raggiunge il fiume Chienti, che praticamente sbarrava la strada verso Macerata. Quando la divisione Nembo dei paracadutisti viene incaricata di attraversare il fiume Chienti per puntare su Macerata, viene bloccata da questa volta un intenso fuoco tedesco e quindi l'avanzata si blocca. Il comando italiano interrompe le operazioni fino a che il 30 di giugno viene informato dai partigiani che i tedeschi si erano ritirati e quindi a quel punto la strada per Macerata era sgombera. A questo punto il corpo italiano di liberazione, che nel frattempo era rientrato sotto le dipendenze del corpo polacco e quindi del generale Anders, si ritrova a prepararsi per aiutare i polacchi a liberare Ancona. Il grosso obiettivo strategico di quella porzione della guerra in quel versante era la liberazione di Ancona, perché era un porto molto importante che sarebbe servito agli alleati per continuare l'avanzata verso nord. Comincia ad avanzare sulla città seguendo proprio la costa e poco più all'interno lo segue il corpo italiano di liberazione, che era stato incaricato praticamente di coprire il fianco sinistro dell'avanzata dei polacchi sulla città di Ancona. Il corpo italiano di liberazione si trova a dover passare attraverso la cittadina di Filottrano. Praticamente il generale Utili incarica la divisione Nembo di entrare nel villaggio e di liberarlo. Ci troviamo lungo il fiumicello che scorre a sud di Filottrano, questo filare di alberi che c'è dietro di me. Qui vennero schierati gli uomini della Nembo in preparazione dell'attacco su Filottrano. Qui tra il 3 e il 4 luglio del 44 venne respinto un contrattacco tedesco che precedette poi l'assalto alla città di Filottrano. Le forze tedesche all'interno di Filottrano erano molto più consistenti di quelle che ci si immaginava. L'attacco alla città è cominciato la mattina dell'8 luglio del 44 da due direzioni. Ecco, questa è la città di Filottrano vista da sud, da cui provenne uno degli attacchi degli uomini della Nembo alla città l'8 luglio del 44 e l'attacco da sud venne respinto. Quello che proveniva da est, quindi da questa direzione, ebbe più successo. Gli uomini della Nembo riuscirono ad avanzare fino all'edificio dell'ospedale, ma poi dovettero ritirarsi in serata a causa della grande resistenza opposta dai tedeschi. La resistenza tedesca è assolutamente coriacea. Le unità italiane che avanzavano da sud non riescono neanche a raggiungere la città, vengono bloccate prima. Quelle che invece arrivavano da est riescono a raggiungere l'edificio dell'ospedale, che è poco dopo l'ingresso in città.
Questo è l'edificio dell'ospedale di Filottrano e questo fu il punto più avanzato dell'attacco della Nembola 8 luglio del 44. Di fronte all'ospedale c'è un largo dedicato appunto alla Nembo con due cannoni che immagino siano della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono delle targhe commemorative che ricordano gli scontri di quelle ore e subito dietro si intravede l'ingresso al centro storico con la torre del municipio in vista, che è questa, che però l'8 luglio del 44 appunto non fu conquistata dai paracadutisti della Nembo. La città venne liberata solo il giorno dopo, quando i tedeschi si ritirarono, e i paracadutisti, dopo essersi asserragliati qui dietro nell'ospedale, vennero presi a colpi di artiglieria e la sera dovettero ritirarsi. Poco più indietro, in un posto che oggi è stato diciamo sostituito da una rotatoria, c'era un bivio che è diventato famoso come il bivio della morte, in cui i carri armati polacchi erano stati fermati. Ecco, questa rotatoria è l'ingresso est di Filottrano. Durante la guerra c'era semplicemente un bivio qui e questo divenne tristemente famoso come il bivio della morte, perché qui due carri armati, almeno Sherman, che stavano appoggiando l'attacco italiano, erano carri armati che venivano dal contingente polacco, vennero distrutti. In un caso uno dei carristi cercò di uscire dal carro armato, ma venne abbattuto da una raffica di mitragliatrice e si fermò qui, dove c'è questa rotatoria appunto, con il corpo mezzo dentro e mezzo fuori il carro armato in fiamme. Mio nonno in tutto questo era in seconda linea, quindi lui praticamente non ha partecipato alla battaglia di Filottrano, i bersaglieri non c'erano, perché gli alleati a un certo punto, vista la difficoltà di avanzare, avevano proposto al generale Utili di bombardare Filottrano. A quel punto lì il generale Utili e il comandante della divisione Nembo si sono consultati e hanno deciso di non richiedere l'intervento delle forze aeree alleate, perché sapevano che c'erano molti civili nascosti dentro la città, in cantine per esempio o altri rifugi. Rifiutano l'intervento alleato e decidono di continuare l'attacco. Fortunatamente i tedeschi, dopo questa giornata di grossa resistenza, si vedono accerchiati, perché pian pianino gli alleati stavano avanzando un po' in tutti i settori. E quindi il giorno dopo sgomberano Filottrano. Questo però ti fa notare l'importanza di aver avuto un esercito italiano, seppur piccolo, che risaliva, perché fossero stati magari degli inglesi, perché devo andare a rischiare, sì, gli uomini? Bombarda, chi se ne frega e vai avanti. Se avessi fatto che fossero appunto italiani, forse un corpo italiano ha permesso di avere un'attenzione particolare. Con la presa di Filottrano, insomma, sembra che la via verso il nord sia aperta, però effettivamente non è completamente così, perché l'obiettivo successivo era raggiungere la città di Jesi, però per raggiungere la città di Jesi bisogna passare un altro fiume, che è il fiume Musone. A quel punto lì, raggiunto il fiume Musone, Utili mette in seconda linea la divisione Nembo, che insomma era stata particolarmente colpita dagli scontri degli ultimi giorni, e la sostituisce con il 33esimo dei bersaglieri, dove c'era mio nonno, e il 68esimo reggimento di fanteria, e ordina a queste due unità di attaccare il fiume Musone. L'attacco avviene la mattina del 17 di luglio e la resistenza tedesca anche in questo caso è estremamente violenta, nel senso che i tedeschi avevano trasformato il fiume Musone in una ottima linea difensiva con mitragliatrici, mortai, eccetera. E quindi quando la mattina, dopo mezz'ora di bombardamento di artiglieria, i bersaglieri partono all'attacco, vengono
falciati da un muro di fuoco tedesco. I bersaglieri al centro dello schieramento vengono ricacciati indietro dopo aver subito molte perdite. Il 68esimo fanteria invece verso tra le 12 e le 13, quindi a metà giornata, dopo ore di combattimenti che erano stati anche all'arma bianca con lanci di bombe a mano, riescono a sfondare e passano il fiume. Gli italiani si riorganizzano e decidono di continuare l'avanzata il giorno dopo. E probabilmente in questo scontro del fiume Musone mio nonno è stato miracolato perché durante questa battaglia è successo che un colpo di mortaio è caduto non tanto lontano da lui. Ovviamente lo spostamento d'aria l'ha fatto volare in aria, è ricaduto per terra illeso. E si è reso conto che però una scheggia della granata gli aveva tranciato lo spallaccio destro dello zaino, quindi gli era passata a pochi millimetri dal cassa toracica o dal collo, insomma. Gli italiani quindi si riorganizzano e durante la notte, tra il 17 e il 18 luglio, col favore delle tenebre, i bersaglieri di mio nonno riescono a stabilire una testa di ponte dall'altra parte del fiume. Mi trovo di nuovo sul fiume Musone e sono presso il villaggio di Casenuove, che è oltre questo argine, e questo quindi è il punto in cui il 68esimo reggimento di fanteria riuscì ad attraversare il Musone per primo la mattina del 17 luglio del 44, dopo un'intera mattinata di scontri, e riuscendo quindi a guadagnare il villaggio di Casenuove, da cui poi proseguì l'attacco che venne completato il 18 luglio del 44 con la presa di Santa Maria Nuova da parte sia del 68esimo fanteria che del 33esimo bersaglieri, dove c'era anche mio nonno. E il giorno dopo, insieme al 68esimo fanteria, continuano l'avanzata e entrano nel villaggio di Santa Maria Nuova, cui c'era il grosso dell'artiglieria tedesca. Questo è il paese di Santa Maria Nuova che venne conquistato il 18 luglio dopo l'attraversamento del Musone, lo stesso giorno in cui Ancona venne liberata. E lo scontro per la liberazione di Santa Maria Nuova fu particolarmente duro, così come quello per l'attraversamento del Musone. Qui era schierato il grosso dell'artiglieria tedesca e si capisce perché, guardando il paesaggio circostante, Santa Maria Nuova è proprio sulla cima di una collina che domina tutto il paesaggio circostante, si vede anche il mare da qui. Santa Maria Nuova cade, i tedeschi vengono respinti e nello stesso tempo, lo stesso giorno, in concomitanza con questa azione, i polacchi liberano la città di Ancona, per cui si conclude, diciamo, questa operazione congiunta. E mio nonno mi raccontava, appunto, proprio per la violenza degli scontri e la prossimità tra soldati di diversi schieramenti. Aveva visto soldati tedeschi che erano stati uccisi proprio col calcio del fucile, quindi è stato un momento particolarmente drammatico. È molto emozionante essere qui sul fiume Musone. Gli scontri qua tra il Musone e Santa Maria Nuova furono particolarmente cruenti e si risolsero in molti scontri all'arma bianca. Tant'è vero che il generale Anders, il comandante del corpo polacco, disse che gli scontri tra Filottrano e il Musone furono i più cruenti nella sua esperienza di guerra dopo la battaglia di Cassino. L'obiettivo successivo, diciamo, diventa ovviamente raggiungere il più in fretta possibile la linea gotica. Qual era la strategia dei tedeschi? Era quella di arrestare prima della pianura padana e passare l'inverno, immagino, perché Sì, già è no? sostanzialmente sì, perché ovviamente una volta che gli alleati fossero arrivati nella pianura padana non c'erano più grossi ostacoli fisici alla loro avanzata. Quindi l'idea era di usare gli ultimi monti degli Appennini, trasformarli in una linea difensiva simile alla linea Gustav, che fosse in grado di bloccare l'avanzata lì almeno fino all'anno successivo. Tutti i combattimenti di quell'estate erano anche volti a rallentare l'avanzata alleata il più possibile per dare tempo,
di fortificare questa nuova linea difensiva. Agli italiani viene dato come obiettivo successivo la conquista del paese di Ostra Vetere. A nord sono ulteriori scontri particolarmente duri, anche se non così drammatici forse come quelli di Filottrano e del fiume Musone, durante i quali però perde la vita un soldato del Corpo Italiano di Liberazione, particolarmente in vista, se non altro per la sua parentela, perché era il figlio dell'allora ministro della guerra. Il ministro della guerra del governo italiano in quel periodo era Alessandro Casati e suo figlio Alfonso Casati era nel Corpo Italiano di Liberazione. Il padre, ovviamente preoccupato per le sorti del figlio, gli aveva anche trovato un lavoro sicuro di ufficio all'interno del governo, ma il figlio si era opposto e purtroppo, appunto, viene ucciso proprio nei combattimenti intorno al fiume Misa in direzione di Ostra Vetere. Il Corpo Italiano di Liberazione viene spostato dal versante adriatico agli Appennini, quindi a cavallo tra l'Umbria e le Marche, per continuare l'avanzata in quel settore. Però è un momento, diciamo, particolarmente difficile per il Corpo Italiano di Liberazione, anche se aveva ricevuto cospicui aiuti anche dai partigiani, perché soprattutto durante gli ultimi scontri su Ostra Vetere, sul fiume Misa, si era praticamente congiunto con la banda partigiana della Maiella, che era una formazione di ispirazione repubblicana, quindi apolitica. Però, nonostante importante e attivo aiuto dei partigiani, giunti alla metà dell'agosto del 44, il Corpo Italiano di Liberazione era una forza che era ormai spesa. I pezzi di artiglieria erano in pessime condizioni dopo aver sparato migliaia di colpi per mesi interi di guerra. Gli autocarri erano dimezzati. I soldati stessi erano esausti dopo aver marciato per centinaia di chilometri, aver sostenuto uno scontro dopo l'altro. Erano stati in prima linea per mesi di fila. A quel punto avevano perso circa 2.000 uomini, circa il 10% degli effettivi. E da quello che ho visto, leggendo un po' le carte, insomma, ho capito che quando le perdite di un'unità cominciano a essere superiori a questa soglia, iniziano ad avvicinarsi al 20-30%, come sicuramente è stato il caso nelle unità di prima linea, di fatto queste sono unità che da un punto di vista militare iniziano a perdere la loro capacità offensiva, non hanno più lo stesso impatto di prima. Per fortuna, il 17 di agosto il comando alleato decide di ritirare dal fronte il Corpo Italiano di Liberazione. Il 33° Bersaglieri, l'unità di mio nonno, è una delle prime che lasciano il fronte. È anche vero che a quel punto il grosso delle operazioni degli alleati ormai era in Francia. Il fronte italiano aveva perso l'importanza strategica che aveva prima e molte unità alleate erano state reindirizzate in Francia, ecco. Stavi chiedendo le truppe marocchine, no? Di De Gaulle, immagino fossero già state ridirottate verso la Francia, che avevamo trovato nell'episodio di Sì, Castellino. esatto. Infatti, quando nell'agosto del 44 gli alleati sbarcano nel sud della Francia, le truppe coloniali francesi fanno parte di quel contingente Quello. che viene inviato in Francia, sì, per cui lasciano l'Italia di fatto. Il comando alleato ritira il Corpo Italiano di Liberazione, però ha dei piani per il futuro degli italiani all'interno della guerra e decide di inviare i soldati italiani nelle retrovie per un periodo non solo di riposo ma anche di riaddestramento, di riequipaggiarle tutte con uniformi e armi inglesi e di riorganizzarli in quelli che diventeranno i cosiddetti gruppi di combattimento, cioè di fatto delle divisioni che però vengono chiamate gruppi di combattimento, che verranno inserite all'interno delle armate alleate in territorio italiano. Non ci sarà più, diciamo, dopo questo momento,
un corpo italiano identificabile che combatte sotto gli ordini di un generale italiano a fianco degli alleati, ma i soldati italiani vengono sparpagliati in diverse divisioni e inseriti dove necessario all'interno dello schieramento alleato sotto una struttura di comando non più unitariamente italiana come prima, ecco. Però il loro coinvolgimento continua, ecco, e i soldati italiani vengono riaddestrati e preparati per la spallata finale, per l'attraversamento della linea gotica e il completamento della guerra d'Italia. Questa era l'idea. E per concludere invece, quindi questo è stato l'evento, nel prossimo episodio vedremo l'attacco alla linea gotica, ma nel mentre cosa stava succedendo a Roma? Nel mentre c'erano stati diversi sconvolgimenti politici a livello del governo italiano, perché subito dopo la presa di Roma, Badoglio era stato chiamato a Roma a incontrarsi con forze antifasciste riunite nel Comitato di Liberazione Nazionale e aveva dovuto rassegnare le dimissioni. E viene sostituito da Bonomi, che prende le redini del governo. In contemporanea, Vittorio Emanuele III, nel tentativo in qualche modo di salvare, se non se stesso, almeno Casa Savoia, lascia i suoi poteri a suo figlio Umberto II, che quindi diviene luogotenente del regno, quindi comincia a esercitare i poteri del re, pur non essendo re, perché il padre mantiene il titolo di re per se stesso. Vittorio Emanuele III, che dopo questo passo viene comunque costretto a rimanere a Salerno, non può rientrare a Roma come avrebbe voluto, sperando magari di celebrare una vittoria per la liberazione della capitale, e viene quindi relegato un po' ai margini della politica di quei mesi. E quindi di fatto iniziano a vedersi, diciamo, le avvisaglie di quello che sarebbe poi successo alla fine a Casa Savoia, e comincia a delinearsi un nuovo orizzonte politico per l'Italia. Nella prossima puntata andremo a vedere come si concluderà quindi la guerra nel nord Italia, come proseguirà la vita di mio nonno e in che modo, anche da un punto di vista politico, l'Italia uscirà da questa esperienza disastrosa.